ultima giornata delle qualificazioni ai campionati di Europa verso Zagabria. Manifestazione. Intanto c'è stata, blocca il risultato. Guardate, sì, la Garibotti riesce a trovare una rete importante, quella dell'1-0, quando manca 4:49 al termine del tempo. Roberto Campos. Abbiamo la controfuga tedesca, dobbiamo difendere, non c'è fallo sulla Cruznova. C'è dunque la Germania ancora in avanti, il tentativo di tiro e c'è il pareggio da parte della sull'acqua e la Gigli è stata battuta. Scambio con la Emolo, la nostra mancina, adesso ancora l'Italia che sta cercando di trovare un varco. Il tiro per il centroboa è veramente misero e quindi in parità il punteggio, eccolo qui il gol che dà il pari. La nostra per Simone Abate e dunque la superiorità numerica per la squadra tedesca che va al tiro e trova la rete del vantaggio. Spazio, ci sono due coppie troppo vicine, non si può servire il centroboa in questo modo. Ancora l'Italia in avanti alla ricerca della rete del pari che trova, anche perché è frutto proprio della, guardate come rimane ferma col busto. Esponiamo adesso a una controfuga della Dirolf. Il tiro è, eccolo qui, è arrivata la rete. Tanto tempo da giocare, come aveva sottolineato e come avevi sottolineato tu Francesco. Fiori dice da un lato all'altro. Ancora la nostra nazionale alla ricerca del pari, e la Rocco che scambia nuovamente con la Garibotti che riesce a trovare decisione. Però guarda, quando va ad aggredire la Zürner, non la Radicchi, adesso si distende nuovamente con la Emolo. Ancora l'Abate, la Emolo, l'Italia cerca di far girare palla, c'è un fallo proprio sulla Cotti. Ancora il pallonetto e c'è la grande rete fuori dai pali, guardate. Ero e Emolo sono un po' le reginette, possiamo così dire, di questa tre giorni qui ad Imperia. Grande l'organizzazione in questo match. Intanto c'è stata la rete ben organizzata dall'Imperia, una sede, quella della Felice Cascione, che ha ospitato diversi appunto per la Cotti. Il passaggio centrale ancora per la Emolo, la mancina, vedremo se riuscirà a trovare il vantaggio di casa. Trova dunque il vantaggio, lo andiamo a rivedere. Il tiro da parte dell'altra giocatrice tedesca, e l'Italia però che riparte ancora in avanti, e c'è la rete da parte della 1, il più 2 adesso. Garibotti, ancora lei tenta di andare al tiro, il passaggio, ancora palla che torna alla Garibotti, il tiro e c'è, gestendo sicuramente in questa fase. Invece andiamo a rivedere, palla che tocca la traversa e poi entra in porta. E questo è un gran gol, Maurizio, veramente un tiro di una precisione. 9-5, quindi al più 4 la nostra formazione. Dunque un finale veramente brillante. La Germania probabilmente adesso ha un po' ceduto, stanca sicuramente dei quattro tempi di una tre giorni. Comunque tempo con la Germania in avanti alla ricerca del gol che accorcerebbe nel punteggio, anche se ormai è molto largo per la nostra nazionale. C'è infatti la rete da parte della Roa a rimbalzo sull'acqua, guardate, ci arriva, va a due mani. Intanto c'è di nuovo la Bianconi, il passaggio ancora per la Bianconi, il tiro e c'è la rete della Bianconi che va a legittimare il gioco. Si è un po' liberata dalla pressione, probabilmente un po' per il match con la Germania, soddisfatto del risultato e anche della seconda parte di match delle sue ragazze. Il tiro, intanto c'è stata la rete da parte della Röhe che va a accorciare nel punteggio 10-7. Era Zöllner che ha messo dentro questo pallone, andiamo a rivedere la numero 12, andiamo a mettere, ci può stare. Comunque ha legittimato l'Italia, certamente in crescita in questo